Dunque, data la situazione in cui tutti noi ci troviamo, ho deciso che in questi giorni leggerò questo libro. Si intitola Le avventure di Jacques Papier, è scritto da Michel Cuevas. Lo leggerò un po' per volta, pubblicando i video su questa mia pagina. Spero che vi piaccia, fatemi sapere. Cominciamo. Capitolo primo. Tutti odiano Jacques Papier. Sì, mondo, sto scrivendo le mie memorie. E il primo capitolo l'ho intitolato semplicemente così: Tutti odiano Jacques Papier. Credo che questo titolo riassuma in modo esatto e con una certa poesia il dramma che ho vissuto in questi miei primi 8 anni di vita. Fra poco mi sposterò al capitolo 2, ma prima devo confessare che il titolo in questione è, a dirla tutta, una verità un po' stiracchiata. Proprio come il corpo a fisarmonica del mio cane bassotto, François. Lo stiracchiamento consiste nella parola tutti. Questa parola ha infatti tre eccezioni, che sono mia madre, mio padre, la mia sorellina gemella, Fleur. Se avete prestato attenzione, avrete notato che in questa lista non ho incluso François, il cane bassotto. Capitolo 2. François, il malefico cane bassotto. Un ragazzino e il suo cane sono probabilmente la più classica fra tutte le classiche accoppiate, tipo il burro e la marmellata, tipo il piede destro con il piede sinistro, tipo la pizza e la Coca-Cola. E invece, il mio rapporto con François è più simile a un burrone spalmato di marmellata, a un piede destro con l'aria sinistra. Una pizza con le caccole, insomma, dai, ci siamo capiti. A dire il vero, la colpa non è tutta di François. La barca della vita gli ha remato decisamente contro. Tanto per cominciare, non credo che la persona che si occupa di montare i cani abbia prestato la giusta attenzione quando ha pensato di attaccare le zampette tozze di François su quel suo corpo a forma di banana. Forse anche noi saremmo intrattabili se avessimo la pancia che spazzola il pavimento ogni volta che usciamo per una passeggiata. Il giorno che l'abbiamo portato a casa da cucciolo, François ha annusato la mia sorellina e poi ha sorriso. Poi ha annusato me e si è messo ad abbaiare. E da allora non ha più smesso per tutti gli 8 anni che sono stato alla portata del suo nasaccio da furfante. Capitolo 3. I burattini dei papier. È vero che papier in francese vuol dire carta, però la mia famiglia non produce né vende carta. No. La mia famiglia lavora nel campo dell'immaginario. Davvero c'è così tanta gente che ha bisogno di burattini? Ha chiesto una volta Fleur a mio padre. A essere sincero, anch'io mi sono posto spesso questa domanda a proposito del negozio di burattini dei nostri genitori. Piccola cara, le ha risposto nostro padre. Credo che la giusta domanda sia: chi non ha bisogno di un burattino? I fiorai, ha risposto Fleur. I musicisti, i cuochi, i giornalisti alla TV. Salve, si è messo a dire papà. Sono un fioraio. Dicono che parlare alle piante le aiuti a crescere. E da quando io e il mio burattino chiacchieriamo fra noi, le nostre piante crescono rigogliose. Si è voltato di scatto. E guardate me, il pianista, con un burattino per ogni mano. Adesso posso suonare con quattro braccia anziché con due. Sono un cuoco, ma al posto del guanto da forno faccio un figurone usando un bel burattino. Ah, guardate me, sono una giornalista che una volta leggeva le notizie da sola, ma adesso ho un burattino che mi fa da simpatica spalla. E va bene, ha detto Fleur. Sono le persone solitarie, quelle che non hanno nessuno con cui parlare ad aver bisogno di burattini. Ma per fortuna io e Jacques siamo in due e adesso ce ne andiamo fuori a giocare. Ho sorriso, ho salutato mio padre e ho seguito Fleur fuori dalla porta. La campanella ha tintinnato e noi ci siamo lasciati alle spalle gli sguardi imperturbabili dei burattini, andando incontro al sole del pomeriggio che ci faceva l'occhiolino da dietro le nuvole. A domani.